Ciao a tutti e bentornati, oggi parleremo di Linux. Ma voi direte, ma siamo su Windows? Ok, può capitare. Allora, apriamo la console di Linux, che si chiama Banshee. Allora, cosa c'è scritto sul terminale? Allora, pancrazi, praticamente il nome del computer, et il nome utente con per come si chiama, diciamo. Poi c'è una console che bisogna scrivere qualcosa. Allora, per imparare a utilizzare la console scriviamo help per avere i comandi più immediati, info per avere tutti i comandi e gli eseguibili che ci sono su questo, su questa versione di Linux. Come vedete sono abbastanza. Per uscire basta premere Q. Per togliere queste scritte basta scrivere clear. Ops. Ed ecco che la scritta si è tolta. Apriamo lo schermo. Allora, alcuni comandi. Allora, per sapere come funzionano alcuni comandi basta digitare man, che significa manuale. Ad esempio ls sarebbe list, che fa vedere cosa c'è nella directory. Un attimo che si aziona. Ecco, come vedete ci sono i vari parametri che si possono inserire nella lista directory. Al solito con Q si esce. Possiamo usare la freccia giù per tornare, cioè la freccia a sinistra per tornare all'ultimo comando che abbiamo dato. Ok, facciamo clear. Io ho pulito lo schermo. Ls per farci vedere che programmi ci sono. C'è mondo.class, c'è mondo.java, programming. Allora, per vedere meglio cosa c'è, facciamo ls-la o l, tanto funziona lo stesso. Allora, e vediamo che ci descrive alcuni file. Quelli col punto sono i file nascosti, i nostri file. D sta per, davanti sta per directory. Poi questi sono i permessi che ci sono stati dati. Allora, come ho detto, la prima è la directory. Poi ci stanno lettura, scrittura, esecuzione. Lettura, scrittura, esecuzione, così via. Allora, altri comandi che possiamo utilizzare sono cd, serve per cambiare directory. Ad esempio c'è la directory programming, facciamo cd programming, ecco, e siamo nella directory programming. Per vedere in quale directory siamo scriviamo pdv e vediamo il percorso all'interno del quale ci troviamo. Poi, se dobbiamo fare dei conti, facciamo bc, invio, 123 per 5, ad esempio. Come al solito posso fare quit e usciamo. Clear, cancelliamo lo schermo. Poi, se vogliamo vedere all'interno dei file, dobbiamo fare, ad esempio, cat, aspetta, non mi ricordo
il file che abbiamo visto prima, facciamo ls, cioè cd, per uscire si fa cd punto punto ls, e c'è il nostro file geomondo. Allora editiamolo, cioè vediamolo prima. Cat ciao mondo punto java, e vediamo il nostro sorgente di Java. Come vedete non è così difficile. C'è un altro comando simpatico che si chiama tac, che è il contrario di cat, che ci fa vedere il sorgente al contrario. Vedete? Poi un altro modo per vederlo è more. Poi che c'è altro? Un altro modo per visualizzarlo con un editor. Questo è il più brutto editor che esiste al mondo, eh? Ciao mondo punto già. Cioè c'è chi lo ama e chi no. Io insomma contento. Premiamo la E, apro, ecco il nostro sorgente. Come vedete, per uscire basta premere due punti Q, clear come al solito. Poi se vogliamo navigare in internet, come possiamo fare? Con la linea di comando links invio, poi direte ma non c'è niente, premiamo ESC, esce file www.google.it e siamo su Google. Che vogliamo trovare? Pancrazio Carbotti, cerchiamo. Ecco che abbiamo tutti i nostri dati. C'è LinkedIn che si è sbagliato, c'è scritto da Taranto ma dovrebbe essere Brindisi. Poi ci stanno i vari dati, come vedete sul sottoscritto, le varie pagine. Allora, poi facciamo ESC per uscire, c'è la X. Yes. Poi ci sono vari altri editor come Nano. Allora, quello che vedete, l'angoletto inferiore per uscire, in fondo, sarebbe il CTRL, CTRL, X e si esce. Poi voi direte, ma sulla console ci sono solo editor a linea di comando? No, si possono utilizzare anche roba grafica. Ad esempio, X, ma T, che è un Emacs, Xemacs, che è un potente editor di Linux e Mac anche. Eccolo qua, vedete? Una finestra staccata, non c'entra niente con il nostro, la nostra linea di comando. Poi che vediamo altro? Per cambiare directory era cd, per creare la directory md mkdir. Vediamo ad esempio ciao, questa è una nuova directory. Vediamo ls, come vedete c'è un ciao. Per creare un file si crea così, touch
sarebbe touch. Prova punto txt ls, vedete c'è il prova punto txt normalmente è vuoto. Vabbè, per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao.